Mercoledì 23 maggio 6:32, Pietruccio Montalbetti. Buongiorno Pietruccio, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sono sempre qua con voi a lietarvi, sì, spero, sì, una giornata buona. Ad affascinarci con questi tuoi racconti, ieri si parlava di queste scimmie che cacciavano queste scimmie, si cacciavano le scimmie vegetali, no? non quelle carnivore. Le scimmie sono, a parte i babbuini, che sono molto pericolosi i babbuini, sì, perché sono onnivori, però queste scimmie, tipo questi cioronghi si chiamano, sono delle scimmie, sono tutti erbivori, cioè noi mangiamo solo carni di erbivori, no? Sì. Io mangio poca carne, a dire la verità, però non si mangiano carni di carnivori, si mangia carne di mucca, pecora, cavallo, sì, sono tutti erbivori, no? E anche le scimmie sono erbivore, e quindi anche loro cacciano e mangiano solo erbivori, ecco. Non uccidono animali feroci, assolutamente, anche perché gli animali, cioè, come la gente si immagina la foresta amazzonica come una cosa, ci sono due tipi di foreste, quelle asiatiche sono molto intricate come vedi nei film, quelle amazzoniche invece sono praticamente disfogliate, la foresta parte da 15 metri fino a 70 metri, ma quei 15 qui sotto tu cammini come in un bosco qualsiasi, ecco. Devi stare attento, ci sono dei rami, ci sono, ecco, bisogna avere questa accortezza che io ho imparato, prima di tutto bisogna essere vestiti molto vestiti e poi con dei guanti di pelle, perché ogni tanto mi è capitato diverse volte di pigliare un ramo, invece di un ramo piglio un serpente, questa qua la prima cosa che fa ti morsica il braccio, però io ce l'ho ben coperto, ma poi scappano i serpenti, oppure ci sono dei ragni, ma i ragni, ecco, un'altra cosa che io, uno si domanda, ma che cosa mangiavi tra gli Aghivaros, sì, tra gli Aucas, o tra i Baniba o i Cofanes, il Colorado, cioè. Sì. Beh, quello che mangiavano loro, perché io, come detto prima, non mangio per vivere, non vivo per mangiare, sì, per me il cibo è una cosa secondaria. No? Secondaria, quindi poi ho uno spirito di adattamento molto alto. Poi ti racconterò una cosa, nella prossima puntata ti racconto uno degli episodi che mi sono successi. Mangio quello che mangiano loro, non puoi pretendere di andare tra gli indios e cercare gli spaghetti. No, cioè loro cosa mangiano? Mangiano carne di coccodrillo, che è buonissima, mangi come il pollo, mangi la coda del coccodrillo. Sono andato anche a caccia di coccodrilli con loro perché avevo la pila di notte, mi hanno chiesto, ma in un'altra tribù, no? Poi mangi la carne di, mangi persino i ragni, uno dice, ma i ragni, no, ma i ragni sono come le granseole, nel senso che sono dei ragni urticanti, piuttosto grossi, li metti sul fuoco e poi li apri a parte e li mangi la parte interna. E che, sapore, che sapore hanno questi ragni, dice la nostra regista? Che sapore hanno i ragni, dice la regista? Ma sai, lì non ci sono sapori, non c'è il sale, non c'è niente, non ci sono, è tutto uguale. Lì si mangia per sfamarsi e basta. No, mangi sì, ma sai, mangi per sopravvivere. Poi ad esempio nell'alto, ho fatto anche un viaggio nell'Alto Orinoco, e ci ho messo tanto tempo, sulle tracce di Humboldt, dopo cui possiamo parlare di Humboldt che è un grande esploratore, e tra gli Yanomami, che è un popolo molto fiero e molto distaccato da ogni possibile civiltà, ho imparato a mangiare, quando si dice si mangiano cose cotte o vive, cotte, qualsiasi cosa cotta non produce problemi, vive mi hanno insegnato le proteine, tu in certi alberi trovi dei bruchi che sono grandi come più di un pollice, bianchi, li togli la testa, gli schiacci un po' la parte dietro e poi te li metti in bocca, sono dolciastri, certo che non puoi mica pretendere di mangiare spaghetti, aglio e peperoncino, cioè questo è anche la cotoletta milanese. Ecco, però tu hai un bel coraggio, hai un bel coraggio tu, a mangiare queste cose. Ma non, è una cosa normale per me, non è che sia... Pronto? Sì, sì, dicevi è una cosa normale per te, sì, effettivamente. No, per me è una cosa normale, nel senso che se non sono obbligato a fare questi viaggi. No, certo, è una cosa che ti se piace. Se li faccio, sì, vuol dire che mi devo adeguare
alle situazioni che in cui sono costretto a vivere, non costretto, nessuno mi costringe, in cui vivo, ma con grande piacere, con grande, scoprendo delle cose fantastiche. Cioè non è che vado a cercare il cibo migliore, vado perché ho bisogno di andare in questi posti e mangio quello che mangiano loro, ma non ho avuto mai nessun problema, tu pensa, mai nessun problema di carattere fisico. Ah. Sono sempre stato bene, perché l'acqua, ad esempio, l'acqua può essere un problema in Amazzonia, però c'è un sistema, cioè se tu bevi l'acqua dei fiumi, sì, non è inquinata. Ci sono delle amebe, però non c'è inquinamento. Però se tu vuoi bere dell'acqua, o te la porti dietro, ma non puoi portare dietro, se stai via un mese. Un mese che ti porti dietro, un quintale d'acqua, insomma. No, però ci sono, io ho imparato tante cose, ci sono delle liane che durante la pioggia raccolgono quest'acqua, tu tagli queste liane e in un metro di liana c'è almeno 3 litri di acqua potabile. Cioè devi assaggiarla, se è amara non va bene, ne tagli un'altra e gli viene fuori almeno uno o due litri di acqua freschissima. E così, quindi sai, bisogna anche imparare queste cose, certo, qua, no? E cioè, così questa mattina abbiamo imparato che dalla liana c'è l'acqua, quindi l'acqua potabile il nostro Pietruccio la trova nelle liane. Senti Pietruccio, anche oggi il tempo è finito, sai come il tempo corre, come, se ne va, passa. Oggi è il 23 di maggio, noi ci sentiamo domani che è il 24, anche una data storica, ne parleremo domani. Io ti lascio, una buona giornata e ci sentiamo domani mattina sempre alle 6. Va bene, grazie a tutti, ciao Pietruccio, buona giornata. Ciao, ciao.